realizza almeno uno, quel tanto che basta per trovare la Acropoli il vantaggio, 74-73. Adesso attenzione perché il possesso palla è per Agrigento, lo terrà fino alla fine, 4 secondi, Paparella 1 contro 1 con Gottini, Paparella dentro, il tiro lo realizza. Le belle notizie per quanto riguarda lo sport agrigentino non finiscono, per fortuna, aggiungiamo noi, mai. La Fortitudo Agrigento ha superato i quarti di finale dei play-off per la promozione in D. La squadra di Gianni ha vinto anche gara 2 in trasferta con l'Agropoli ed ha ipotecato il passaggio alla semifinale. I biancazzurri hanno sofferto, come era prevedibile, parecchio sul parquet campano, ma alla fine sono riusciti, grazie ad un canestro di Santiago Paparella sul filo di sirena, a imporsi 75-74. Una Fortitudo a corrente alternata che è stata messa in difficoltà da una formazione che nella stagione regolare aveva battuto gli agrigentini. Quella fu la prima sconfitta stagionale, sulle tre al momento, del Dream Team costruito dal presidente Moncada. Era però una giornata molto particolare. Il campionato era ripreso dopo la sosta natalizia, la formazione di Gianni aveva effettuato il richiamo della preparazione. La squadra era imballata e pertanto ad Agropoli fu quasi una disfatta. Stavolta invece gli agrigentini sono rimasti sempre in partita, alla fine sono stati premiati. Adesso il 20 maggio la squadra di Gianni affronterà la vincitrice del confronto tra Francavilla e Roseto. I primi ieri sera hanno vinto gara 2 riportando il commuto attuale ad una vittoria per parte. Bisognerà attendere la bella di domenica prossima che verrà giocata a Roseto degli Abruzzi. E domani è il grande giorno per l'Agragas. La squadra di Montalbano riceve allo stadio Esteneto l'Atletico Campofranco di Mutolo. Una sfida che si preannuncia abbastanza invocata perché in palio c'è l'accesso alla seconda fase regionale. La vincente tra Agragas e Campofranco affronterà la vincente dell'altra semifinale tra Alcam e Camarat. Ai biancazzurri agrigentini domani andrebbe bene anche il pareggio, considerato che si sono meglio piazzati al termine della stagione regolare rispetto ai nisseni. L'Acragas però non intende vivere di rendita, vuole subito cercare il gol della sicurezza. Verrà trascinata in questa impresa da un pubblico che si preannuncia numeroso e caloroso. Ancora due i nodi da sciogliere dal tecnico biancoazzurro. Fino all'ultimo Montalbano proverà a recuperare il fantasista Ciscardi, uno dei pochi in grado di creare la superiorità numerica, e il giovane Morgana che ha risposto alla chiamata della rappresentativa. Il calcio d'inizio è fissato per le 16:30. La sfida è stata anticipata a domani dietro esplicita richiesta alla Lega da ambo le parti.